Ave Maria a tutti, e parlo a nome di tutta la comunità. Noi siamo una comunità di 20 monache provenienti un po' da tutta Italia. Siamo una realtà che vive nelle Marche e niente, abbiamo conosciuto Roberto, poiché è una nostra consorella, lo conosceva da prima di entrare in monastero. La nostra comunità è benedetta dalla Madonna, anche se noi non ce lo meritiamo per numerose vocazioni, e noi siamo Clarisse dell'Immacolata, ovvero siamo sempre dell'ordine di Santa Chiara, però abbiamo il carisma della Marianità. Infatti il nostro abito, a differenza delle altre sorelle Clarisse, è azzurro scuro, come il manto della Madonna. La nostra è una vita molto semplice. Il nostro monastero si trova all'interno di un parco naturale della Gola della Rossa, che forse molti di voi conoscono, e la nostra vita è scandita dalla preghiera e dagli umili lavori quotidiani. Diciamo che l'attività esterna non occupa i nostri pensieri perché viviamo veramente totalmente raccolte e immerse nella preghiera per Dio. Siamo fuori dal mondo, moltissimi criticano la nostra scelta come inutile, come una scelta superflua, di comodo, quando invece, essendo fuori dal mondo, siamo totalmente dentro a ciò che veramente conta nel mondo, cioè il dolore dell'uomo, la croce, le prove, che spesso in un mondo ateo come questo, lontano da Dio, non ha un valore, la sofferenza viene evitata, ma in realtà segue qualsiasi essere umano, ecco. Noi nel nostro piccolo, in questo scrigno che chiamiamo il monastero, il cuore della Madonna, cerchiamo di offrire le nostre piccole sofferenze, la nostra piccola e povera e misera preghiera, per aiutare tutte le persone del mondo, quelle che credono e quelle che non credono, i moribondi, gli ammalati, le famiglie che si disgregano e con la nostra silenziosa vicinanza, un po' come Santa Teresina, che diceva che lei era il cuore del mondo, non a caso è stata nominata patrona delle missioni. Cosa dire? Vi ringraziamo di cuore per tutta la vostra bontà, carità, generosità, che non so cosa dire. Possiamo solo dirvi che la Madonna vi ricompenserà al 300.000% per ogni vostra generosità. E saremo ben lieti di accogliere tutte le vostre intenzioni di preghiera che ci scriverete, le leggeremo una ad una ed una ad una le offriremo al cuore della Madonna, che conosce ogni palpito del vostro cuore e sa di cosa avete bisogno. Nel nostro piccolo vi siamo immensamente grate e speriamo intanto di vederci un giorno di persona, ma per ora ci troviamo tutti assieme nel cuore della mamma. Lì siamo certi che è il nostro paradiso sulla terra. La Madonna vi stra benedica, sempre in unione di preghiera, da parte di Suor Stefania e di tutta la comunità delle sorelle. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.